ma oggi abbiamo presentato due provvedimenti che messi insieme davvero possono trasformare la Campania in una Silicon Valley. Un bando di 30 milioni di euro in una prima fase che arriverà fino a 56 milioni di euro con contributi a start-up composte da giovani sotto i 35 anni o donne, contributi che vanno dai 25 fino a 250 mila euro. La regione più giovane d'Italia, eppure prima nel meridione, però nella media italiana non ci sono molte start-up. Il coraggio manca, insomma, manca anche magari l'assistenza dello Stato. Come intervenire? Sì, dobbiamo far nascere nuove imprese al sud di giovani, la regione più giovane d'Italia può avere tanti imprenditori giovani, quindi start-up innovative sul prodotto, sulla capacità di stare sul mercato, perché non possiamo far nascere imprese solo perché poi devono morire qualche mese dopo. Per aiutarle l'accompagnamento, il fondo rotativo per comprare beni materiali e immateriali, quindi tante buone occasioni, tasso zero, con restituzione molto molto, molto lunga. E quindi mi pare un'iniziativa assolutamente necessaria per noi, per le nostre imprese, per i nostri giovani. È una misura sulla crescita, quindi oggi noi abbiamo presentato, come sempre in queste ultime conferenze stampa, almeno nell'ultimo anno, che non facciamo conferenze stampa per dire cose che si faranno, ma di cose che si sono fatte. Quindi queste sono iniziative in campo per le imprese. A proposito, parlava di IRAP, Presidente. Sì, questa è una misura che invece dovremmo fare, quindi l'abbiamo solo annunciata perché è strettamente collegata, che l'ipotesi che a chiusura anche di tutte queste iniziative, di questi 30 milioni che mettiamo per le PMI innovative, ci aggiungiamo anche una manovrabilità IRAP. Siamo andati in pareggio di bilancio, quindi possiamo, della sanità, quindi possiamo farlo da aprile, a fine aprile, e significa diamo quella esenzione se riusciamo, togliere l'IRAP o abbatterla di molto a imprese innovative di giovani che devono nascere e che altrimenti non nascerebbero. Quindi dobbiamo lavorare su quella parte che è debole, che non ha sostegno forte bancario, non ha dietro nessuno che li aiuti, ma ha solamente buone idee. Quindi dobbiamo fare un'ulteriore misura solamente per loro, ma di questa abbiamo solo annunciata, ne parleremo a fine aprile. Qual è più o meno la capacità di entrata della regione? Sulla possibilità di avere misure per far nascere come imprese. Alcune misure sulla crescita ti danno effetti negli anni successivi, un po' detto da ragionieri. Però sono state queste più difficili da... No, ma anche perché le scusa che i giovani sono... Sono idee del tipo? Sono idee del 35 e donne. Ok. Tornando all'IRAP invece. Cioè quanto l'IRAP, diciamo, sull'incentivo. Le domande su quelli che sono pensato, questa misura cosa produce? Dobbiamo immaginare di accompagnare i creditori del centro di ricerca. Ho preso parte a questo.